buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 5 luglio. Sono un po' controluce, ma vabbè, dobbiamo adeguarci. Sono a Novara alla inaugurazione di il più vecchio Pavesini, il primo autogrill che è stato preso ora da Cremonini e quindi sono in una situazione, diciamo, un po' precaria. Però voglio leggervi subito quali sono le notizie più importanti della giornata. Beh, la notizia fondamentale riguarda la questione austriaca, il titolo più incredibile, ma che come al solito è molto divertente. Il titolo più incredibile è quello di Libero, no, scusatemi, della Verità, in cui c'è scritto: tornano i Panzer al Brennero. Sostanzialmente tutti i giornali oggi ne parlano. Che cosa è successo? È successo che gli austriaci hanno minacciato, il ministro della difesa austriaco ha minacciato di mettere dei carri armati, delle auto blindate al confine con l'Italia per evitare che arrivino lì degli immigrati. E la cosa è ovviamente l'apertura di tutti quanti i giornali, ma la cosa che mi diverte è, vi ricordate, recentemente sono state fatte le elezioni presidenziali in Austria e si è brindato alla vittoria rosso-verde del presidente, che ha sconfitto la becera destra che voleva i muri in Europa, come quella di Orban, no? Austriaco, poi dopo è ungherese, poi dopo arriva questo ministro della difesa che è un socialdemocratico e che è tostissimo, è uno di quelli che con l'immigrazione sta facendo i buchi a tutto il politicamente corretto di casa nostra, cioè li volevamo perché di sinistra aperti e poi questi diciamo che non mettono i panzer al Brennero, però minacciano di fare un blocco militare al Brennero. Devo dire che è molto divertente questa cosa, per cui sono rimasti soltanto forse la sinistra italiana, poi ne parleremo con lo Ius Soli, a non capire l'emergenza e come risolverla dell'immigrazione. Vorrei anche segnalare che l'Austria rosso-verde, cioè quella per cui abbiamo tifato, non io ovviamente, non me ne fregava nulla, quella che ha tifato tutta l'Italia, non ha preso neanche un migrante nell'accordo che era stato fatto in Europa per ricollocare i migranti, cioè i 160.000 migranti che sarebbero dovuti essere ricollocati non sono stati ricollocati. Insomma, devo dire che sono veramente dei fenomeni. Qualcuno di voi dice bravi a non prendere i migranti, però cosa succede? I francesi ce li rimandano attraverso Ventimiglia, gli spagnoli, ovviamente non abbiamo confini con loro, ma dicono che i loro porti non possono essere utilizzati, ci hanno ben ragione, loro a Ceuta ci hanno fatto vedere i fili spinati e i muri, gli austriaci mettono i panzer, diciamo così, e gli svizzeri, notizie oggi sui giornali, lo troverete oggi sui giornali, stanno cercando di intensificare i controlli, loro non hanno accordi, diciamo, non sono nell'Unione Europea, però per tenerci fuori. L'Italia diventa una specie di immenso e gigantesco campo profughi, questo è il concetto dell'Italia. I nostri politici sono dei fenomeni, di questo non se ne sono resi conto, mentre tutto il mondo gli stava spiegando in Italia che la loro demagogia nell'accoglienza avrebbe portato a far diventare l'Italia un enorme campo profughi, tutto il re dicono no, l'Europa ci vuole più Europa, eccetera. Tutta l'Europa ci sta spingendo, tutti i profughi che noi prendiamo con quegli sciagurati accordi di Dublino, con lo sciagurato utilizzo delle ONG che abbiamo denunciato tante volte qua, ma non andava bene se le denunciavamo noi, va bene, insomma, questa è la storia. Ma è una cultura generale, per esempio oggi un'altra delle fake news molto autorevoli viene fatta dal presidente dell'INPS, Boeri, che dice che fa un calcolo, dice siccome non ci sono giovani che nascono in Italia, bambini che nascono in Italia, grazie agli immigrati, calcola che ce ne sono 80.000 che contribuiscono ogni anno e al fatto che molti di loro poi non prendono la pensione in Italia, grazie agli immigrati abbiamo un saldo positivo, avremo in 22 anni, non so perché 25, 30, 22 anni, avremo un saldo positivo di 38 miliardi. Bene, Il Giorno, Il Resto, Il Carlino la considerano questa una bufala e lo scrivono in prima pagina, così come molto bene sul Foglio dice Alberto Brambilla, che è uno specialista in previdenza, dice che è una bufala. La bufala è intanto che si proietta a 20 anni un fenomeno che è difficile da proiettare, è facile proiettare a 20 anni il costo di un sistema previdenziale, ma proiettare a 20 anni i vantaggi di un sistema previdenziale basati su un dato aleatorio come quello dell'immigrazione, che può esserci o non esserci, lavorare o non lavorare, questo è un po' difficile. Ma poi il dato fondamentale lo tira fuori oggi
appunto il Resto del Carlino, Il Giorno e altri quotidiani del gruppo Riffeser, è che l'Ocse ha fatto una ricerca per cui ha visto che in realtà il vantaggio di avere i migranti nei paesi a grande immigrazione, Stati Uniti, Canada, Svizzera, hanno fatto proprio i calcoli negli ultimi 50 anni, è stato pari a zero. Soltanto in Italia ci guadagniamo 38 miliardi, perché lo stabilisce Boeri, che forse ha in questo, diciamo così, un bias, come direbbero, un orientamento un po' politico. Nel frattempo, mentre c'è tutto questo gran casino con i migranti che non vogliono prendere nel resto d'Europa, noi ci hanno raccontato che le ONG erano buone, poi dici senza frontiere sani, poi ci hanno raccontato che noi eravamo razzisti perché non c'eravamo ONG, eccetera, eccetera. All'interno di tutto questo cazzo di clima, cosa ci fa il governo italiano? Vuol mettere la fiducia sullo ius soli, cioè la possibilità per chi vive in Italia di diventare italiano in maniera semi-automatica, posto che oggi a 18 anni chi vive in Italia diventa italiano. Non è che non ci sia in Italia la possibilità di diventare con grande facilità italiano, ma si rende ancora più semplice. Allora io mi chiedo, secondo voi i politici sono connessi con quello che viene realmente o sono connessi soltanto con tre cacchio di quartieri nel centro delle loro città, non rendendosi conto che non si può in questo momento intrecciare un tema così delicato come lo ius soli con un tema così delicato come l'eccesso di accoglienza che abbiamo avuto? Ecco, questo commento oggi sui giornali non lo leggo, mentre leggo soltanto tutti i retroscena che ci fa Repubblica, Il Corriere e tutti gli altri giornali sulla possibilità da parte della Camera del Senato di mettere la fiducia, perché lo ius soli deve passare a tutti i costi. Insomma, lo ius soli rischierà di diventare come le ONG, ci accorgeremo che è una minchiata troppo tardi. Poi andiamo avanti, oggi è fantastica invece l'idea retorica di Gramellini, ne parlano tutti, di Donnarumma che forse ritorna per svariati milioni a fare il portiere del Milan, e la cosa divertente oggi di Gramellini nel moralismo oggi della rubrichina di pagina 1, che secondo me è molto più moralista ormai di quella di Serra, sapete qual è? È che il Gramellini, nel citare Donnarumma che non prenderà non farà la maturità, dice preferisce andare a Ibiza con l'aereo di Raiola, vabbè, e su questo ci siamo. L'altra questione che però dice, perché adesso ve la leggo, dobbiamo smetterla, Gramellini non ci va perché c'è già un lavoro, e su cosa ironizza Gramellini? Dobbiamo smetterla di mettere gli studenti in contatto con il mondo dei dispensatori di lavoro, gli fanno talmente schifo gli imprenditori che li chiama mondo dei dispensatori di lavoro, cioè la retorica di Gramellini sarebbe contro la retorica di mettere gli studenti in contatto con il lavoro. Complimenti, insomma, una bellissima cultura anni 70 perfettamente gramellinesca, ragazzi, una perfetta cultura gramellinesca per cui il lavoro e la scuola devono essere due cose diverse, perché se no fanno schifo. Vabbè, e altre questioni di giornata. Bella l'intervista di Nicastro, bellissima l'intervista di Nicastro, un banchiere che ci racconta il potere della direzione generale della concorrenza a Bruxelles, un potere talmente forte che, dice Nicastro, faceva il banchiere, ha preso le quattro banche, la Popolare di Etruria, eccetera. Nicastro dice che il DGCOM della Commissione Europea non hanno neanche bisogno di scrivere lettere, non c'è nulla di scritto, loro fanno quella che un tempo veniva considerata la moral suasion per convincere le banche a fare quello che devono fare, soprattutto i governi a fare quello che devono fare. Calenda sul Foglio oggi ci dice che il paese ha solo parzialmente cambiato verso e che quindi bisogna, e parla anche dei temi dell'immigrazione, quindi chi è interessato ai tesi di Calenda le trova sul Foglio. Infine vi consiglio di leggere assolutamente Zichichi e l'appello dei 20 scienziati contro quella che loro considerano una bufala gigantesca, cioè la bufala del riscaldamento del pianeta che esiste, dell'inquinamento che esiste, ma delle sue soluzioni che costerebbero migliaia di miliardi, che sono soltanto soluzioni che non servono a nulla. Questo dice Zichichi con un altro gruppo di scienziati in aperta polemica con le tesi prevalenti diciamo dell'IPCC e di tutti gli altri. Io direi che da Novara è tutto, vi do appuntamento come sempre domani per la prossima zuppa di porro. Ciao!